Dolcezza ben approdata in Irex Fornelli. Oggi andiamo a preparare i nichetti calabresi o uncinetti, ciambelline tipiche dei bacchetti nuziali, preparate anche per la Domenica delle Palme e quindi per la Pasqua. Sono facilissimi da realizzare e vediamo subito come fare partendo dal rompere un uovo all'interno della ciotola. Zucchero. Io come sempre utilizzo quello di canna, ma va benissimo quello bianco. Mescolo, aggiungo l'olio extravergine d'oliva, la scorza grattugiata di mezzo limone biologico e devi sapere che questi biscotti vengono offerti in casa dai genitori degli sposi, solitamente, il giorno delle nozze, in segno di buon auspicio, di pace e prosperità per la futura coppia. Quindi sono dei biscotti ben augurali. Infine, farina. E poi ammoniaca per dolci. Ed impastiamo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. E questa è la pasta frolla all'olio che andrai ad ottenere. E dal nostro panetto andiamo a prelevare un pochettino di impasto. Creiamo un filoncino, spesso quanto un dito è lungo all'incirca 10 centimetri, e lo andiamo a richiudere formando una ciambellina. E facciamo così anche gli altri. E una volta che li avremo fatti tutti, li possiamo andare a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Intanto prepariamo la glassa con un albume d'uovo. Lo sbattiamo leggermente. E ci aggiungiamo qualche goccia di succo di limone oppure liquore all'anice. E poco per volta zucchero a velo. E questa è la consistenza che otterrai. E per finire ogni biscotto andiamo a intingerlo letteralmente nella glassa, facendo colare l'eccesso. Decoriamo subito con diavolini colorati o come nel mio caso codette. Ti consiglio di utilizzare la mano destra per intingere i biscotti e la mano sinistra che è asciutta per decorare. A me comunque sono venuti 15 biscotti. Una volta che li avrai finiti tutti, bisogna lasciarli asciugare a temperatura ambiente. In questo modo la glassa si rapprenderà. Dopodiché saranno pronti per essere gustati. Oh.